composto da imprenditori e successivamente da amministratori locali che hanno fatto di un sistema di appalti alterato un sistema per gestire la pubblica cosa. Ecco, parliamo anche di persone, ha detto che sono amministratori che sono stati eletti perché pagavano. Com'è il Ma concetto? si parla di corruzione elettorale laddove un sindaco viene eletto attraverso la compravendita di voti. Questo è accaduto nel Piacentino, venivano dati soldi dall'imprenditore a evidentemente elettori per formulare la preferenza verso una determinata persona, che poi in un caso è stata eletta. Sapete com'è? Alcune opere attualmente realizzate sappiamo che non sono state realizzate a regola d'arte, ma non costituiscono, come diceva il collega, un pericolo immediato. Certamente bisognerà fare accertamenti, ovvero sia carotaggi piuttosto che controlli della composizione dell'opera stessa per verificare che siano pienamente idonee all'uso. Insomma, tenete presente che sono opere destinate a durare degli anni. Evidentemente un'alterazione dei materiali utilizzati potrebbe domani creare problemi. Cioè, corruzione, concussione, associazione a delinquere, che direi che è reato che stigmatizza maggiormente questa situazione. Abbiamo un'associazione a delinquere finalizzata all'alterazione di appalti dell'Alta Valtrebbia, come quasi tutti gli appalti, credo che sia questo, falsi in atti pubblici, frode in pubbliche forniture e truffa ai danni dello Stato. Spero di non essermi dimenticata niente, Come è partita questa indagine? Questa indagine è partita da un incidente che è accaduto nel 2015 nella fabbrica di uno degli imprenditori arrestati con custodia cautelare in carcere. Questa indagine poi è finita perché non sono stati mai individuati gli autori dell'incendio doloso, ma da questa indagine è iniziata ad emergere è iniziata ad emergere una rete di rapporti particolari comunque da approfondire tra questo imprenditore, un altro imprenditore e alcuni amministratori locali.